direzione Bec Barale, Bec Matlas, da Limonetto. Quelle due cime sono le nostre mete di giornata, Bec Baral e Bec Matlas. Siamo al tetto Matlas, almeno 10 minuti dalla partenza. Qua siamo a Tetti Corcassa. Il fascino delle borgate di montagna. Arriviamo a un certo punto, un bivio, Bec Baral per vallone o per cresta, un po' più da esperti. Non si riesce a capire cosa c'è scritto, mad, beh, però sentiero butta per là. Mad, beh, è fatto da muschio, comunque si va di là. Fatto il traverso in salita, andiamo verso l'inizio della cresta. Ed ecco che arriviamo al colletto, da qua inizia il percorso di cresta per Bec Baral. Questa scritta dice coraggio. Thank you.
Ambiente bellissimo. Sì. Allora, adesso scendiamo. Piaciuto? Discesa, c'è anche scritto. Discesa. Cioè, per chi non capisse, che si scende e c'è discesa.
Sì. Oh, ma sono solo le 11, eh. Ma ci abbiamo messo solo qua. Traccia, dopo questo traverso dovrebbe trovarsi un canalino, ma non ci sono segnalazioni, tutto un po' nitido. Ma si sale. Sì, proverò a salire su sto canalino qua. Si scivola, eh? Che ambiente! Spettacolo! Dove sei, Arge? Ah. Non è giusto, dai. Stupendo. Però è breve oggi. Dai, adesso riscendiamo lì a Terrazzino, proviamo a affrontare la cima principale.
vediamo se col cane si può salire da quel canalino, se no proviamo ad aggirare. Quindi sembra che ci siano anche tracce di sentiero. Ma se tu vuoi provare con Argi... No, Argi, no! Dai, vieni, va. Sì, Argi ce la fa! Vieni, qua, qua. Argi, qua. No. Qua, Argi. Vieni. Aspetta! Guardate, un po' ostico, però tanto scendere bisogna scendere. Qua è un po' meno bello, per cui scendiamo di qua. Vado io? Io preferirei tenere le mani.
ci va come la scusa. Provato, niente. Vieni, vieni! E qua siamo al colletto Matlas, quella è Giosolette, là dietro c'è la Creusa, laggiù Palanfrè, qua non si vede, là dietro il vallone degli Alberg, il Matto, Lausetto, Rocca d'Orel, Planard, e adesso scendiamo a vista in questo canalone. Vai. Beh, è discesa Rox, quei ramponcini che va velocissima, e io ho rischio di scivolare, ma no. Levia naturale, che bello un capo selvatico. Sì. Si scivola e si danno delle culate pazzesche. Da evitare con l'erba bagnata. Vabbè, bello ripido. Ah, qui era lì. È un po' ostico sto traverso. Si scivola, ma sai che scivoli, che gratti gli arboni. E non va giù. Si spera. Ah,
mattina. Questa volta ragionerai, perché lei scendendo dritto dritto ha preso lo sentiero là. Raggiungo. Quella è tutta la cresta che abbiamo fatto e quello è il materasso. Bella vita. E qua chiudiamo l'anello, qua c'è un'altra roccia che dice cresta, anello, e qua era il roccione dove avevamo iniziato l'anello. Voilà. Nell'autunno. Ma potremmo anche andare a fare la rocca dell'abisso e torniamo alla macchina. Siamo a Limonetto, dove ci ho passato alcune estati quando ero piccolino. Chi se ne frega.